Luigi, intanto un commento sulla partita. Beh, è una partita che rispecchia quello che si è visto in campo. Credo che l'Olmo Ponte, soprattutto con un secondo tempo fatto di quantità e qualità, abbia sicuramente meritato la vittoria, i 3 punti. Anche ci abbiamo messo del nostro, ma va reso massimo onore alla squadra di casa. Comunque alla fine del primo tempo, meno male, eravate riusciti a raddrizzare. Sì, siamo stati in partita, poi non so che cosa è successo, forse anche un calo fisico. Il caldo, noi siamo un pochino meno abituati a giocare al caldo, però questo non deve sminuire assolutamente la squadra dell'Olmo, che ho visto organizzata con 2 o 3 giocatori sicuramente di categoria che sono convinto faranno bene e consentiranno all'Olmo di fare un campionato di vertice, come già le aspettative dicono. E per quanto riguarda voi? Ma noi siamo partiti bene, io credo che queste sconfitte fanno anche bene perché ti riportano con i piedi per terra. Siamo una squadra costruita giovane, costruita innanzitutto per raggiungere una salvezza il prima possibile. Fatto sta che però se tu non metti sempre in campo il massimo impegno, abnegazione, attaccamento alla maglia, corri il rischio non solo di perdere a Olmo, ma perdere anche con squadre più deboli. E quindi bisogna stringere i ranghi? Bisogna stringere i ranghi, perché io quando si comincia a fare discorsi che non stanno né in cielo né in terra, è il momento più pericoloso. A questi livelli bisogna comunque rimanere concentrati e pensare realisticamente a quello che siamo, essere consapevoli di quelle che sono le nostre capacità. Grazie. Allora, grazie.